abbastanza ridere questa scena. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono emozionatissima, spero vediate una qualità un po' più alta del video perché finalmente sto girando con una macchinetta vera, ho delle luci vere, quindi spero che sia un po' più carino. Mi sono messa anche con uno sfondo dietro, anche se è la cucina, però vabbè, facciamo finta che sia uno sfondo carino con una pazzesca makeup collection. Il video di oggi è il terzo di una serie che ho già cominciato, ovvero la serie in cui mi trucco mediante i trucchetti visti da TikTok. Sembra un po' uno scioglilingua. Se non avete visto i primi due video, ve li lascio qua su in alto. Vi direi di iniziare subito. Finalmente posso usare il telefono mentre faccio i video e farvi vedere direttamente da qui quello di cui vi parlo. Direi di iniziare dagli occhi e poi passare alla base. Un trucchetto pazzesco è questo qui. Praticamente la ragazza utilizza un cucchiaio per fare queste sfumature grafiche un po' particolari, per un make-up un po' sicuramente non da tutti i giorni, però voglio assolutamente provarci, altrimenti un altro trucchetto. Questo trucchetto invece è per chi magari non è molto abile con la sfumatura degli ombretti. Adesso sono un po' indecisa, però siccome il secondo, quello di applicare gli ombretti e sfumare, mi sa un po' di banale e forse anche di non tanto riuscito, volevo provare a fare quello col cucchiaio, che io sostituirò con un cucchiaino perché il mio occhio è più piccolo e secondo me verrà molto meglio così, almeno credo. Applico un po' del Primer Potion di Urban Decay in modo da far aderire meglio gli ombretti. Questo caldo sono una manna dal cielo, secondo me. Successivamente dalla palettozza di Jeffrey, anche di Jeffrey, di James Charles, volevo optare ovviamente per un po' di colore, per cui stavolta volevo concentrarmi sulla parte un po' più violacea, rosa, che non utilizzo mai. Per rendere la cosa un po' più complessa volevo anche provare a creare un po' una sfumatura, quindi magari volevo picchiettare prima un colore più scuro e poi quello più chiaro. Per cui faccio un po' dei tentativi col cucchiaino in modo da posizionarlo in modo corretto, perché poi la sfida non sarà il trucchetto che funziona ma farlo guardare dall'altra parte. Appoggiando solo il pennello sporco, già ho paura. Ok. E poi con questa parte finale di fare tipo la codina dell'eyeliner. Beh, così fa un po' schifo, però adesso vado sopra col fucsia, non ci vedo più bene, ok? Così è un po' orribile, però adesso magari ripassiamo col fucsia in modo da sfumare bene tutto, quindi vediamo. Cioè, io non vorrei dirlo, ma è pazzesco. Eventualmente si possono anche congiungere le due estremità, assolutamente approvato. Adesso provo a farlo simile dall'altra parte, cioè non sono proprio similissimi, però dai, è d'impatto, quello sicuro. Un altro trucchetto che in realtà per me è una novità ma già conoscevo è quello di prendere un fondotinta, utilizzo lo Skin Realist di Nabla e anche la cipria Close Up. In questo caso è un fondotinta dalla coprenza media leggera, per cui lo mischierò con un po' di cipria per vedere se aumenta un po' la coprenza. Visto che ho il cucchiaino qui del trucco di poco fa, vediamo se è realmente così. Quindi ho messo un po' di prodotto. In realtà, a prescindere, non consiglio moltissimo questo trucchetto, anche se dovesse funzionare, perché in qualche modo, diciamo che altera la formula del cosmetico, quindi non è il top. Testiamolo per la scienza. Ridere troppo che applico fondotinta col cucchiaino, potrebbe essere un nuovo trucchetto. Beh, oddio, l'ha aumentata ed è già anche più opaco rispetto a prima, chiaramente aggiungendo direttamente la cipria. Potrebbe essere anche utile in questo caso per mattificare un po' dei fondotinta o delle BB cream un po' troppo luminose. Non è male. Ah, stavo mettendo la cipria e già stavo dimenticando un altro trucchetto. Just press it on.
Allora, di sicuro questo qui non ci ha fatto scoprire l'acqua calda. La ragazza diceva che praticamente guardate i miei pori adesso, poi prendeva un pennellino un po' più preciso rispetto ai classici, quindi qualcosa del genere, di un po' più compatto, e pressava la cipria solo sui pori e questi praticamente sembravano sparire. È un trucchetto che in realtà anche qui già conoscevo, ogni tanto mi capita di farlo se non voglio mettere la cipria su tutto il viso, e quindi vediamo se funziona. Pennello compatto, cipria, e vado solo sulla zona dei pori. Guardate la differenza. Beh, direi che c'è come. Essendo un pennello più compatto, magari va a riempire otticamente meglio i pori e quindi visivamente un po' sembra che li riduco, ovviamente non è così. E niente, di solito applico così magari anche direttamente sui brufoletti e poi magari una passata generale col pennello, così. Mancano gli ultimi due trucchetti, per uno già rido, ma andiamo a quello più normale. Si tratta praticamente del consiglio di una makeup artist. What you need is your foundation done, your favorite setting spray, a beauty blender, and a fan and or a palette to fan yourself. So literally all I'm gonna do is douse my face in my MAC Fix Plus. Just douse it. Make sure your face is wet. Then I'm gonna fan my skin to about 30%, I guess. Then you're gonna take your damp beauty blender and you're gonna press your foundation in. That's all you're gonna do. Praticamente consiglia, anziché di vaporizzare semplicemente il setting spray, di applicarlo su una spugnetta, di passarlo sul viso e poi di farlo asciugare. Che aiuta non solo a rendere il make-up chiaramente più duraturo, ma a eliminare un po' l'effetto cakey. Provo con l'All Nighter di Urban Decay. Si sembra un profumino perché ho la mini taglia, in realtà era tipo un campioncino di prova, perché ovviamente non trovo quello grande. Fa abbastanza ridere questa scena. Quindi, e infine lo pressiamo con la beauty blender. Francamente non noto particolari differenze, però è riuscito bene tutto sommato. Intanto completo, sopracciglia, credo di mettere delle ciglia finte per fare una cosa un po' più extra. E passiamo all'ultimo trucchetto che va sulle labbra. Rieccomi qua, magia. Praticamente l'ultimo trucchetto è questo qui. Allora, questo era quello per cui ridevo poco fa, perché so già che uscirà malissimo, perché questa fa tutto così con le labbra chiuse, poi le apre e dà delle labbra pazzesche. Secondo me mi va a finire tutto il rossetto sui denti, però dico così, me lo immagino. Come colore pensavo a queste tre opzioni. La prima forse è la più azzeccata, perché matcha molto con i colori del viso. Questa qua invece è un po' più... In realtà non è calda, però è proprio un colore forse diverso. Non ci sta bene, scartiamola. Se no, chiaramente nude. Però, visto che ultimamente metto sempre colori nude, magari potrei provare con qualcosa di questo genere. Solo che ho un problema, non tengo mai le matite abbinate. Quindi, pazienza, accontentiamoci, la matita è la mia solita color nude di Wycon. Visto perché è comoda la cucina. Quindi quello che fa lei è serrare le labbra, passare la matita nel contorno e poi andare con il rossetto, aprire le labbra e vedere le labbra pazzesche, ma non andrà esattamente così sicuramente, quindi vado, eh. Allora, non ce l'ho sui denti, il che è ottimo, però i bordi, cioè, vengono malissimo, no? Non si possono fare in quella maniera, quindi trucchetto sì, provato tanto per dire, per niente utile, per niente, cioè, era per vedere le mie abilità, che non ci sono. Tra l'altro non usavo da una vita i
rossetti liquidi di Wycon, questo qui è lo 08. E tra l'altro credo che fosse anche uno di quelli che più mi piaceva. Già è stranissimo vedermi con un trucco del genere sui colori del viola, con le ciglia finte, con questo rossetto improponibile, nel senso che tutto l'insieme è magari un po' troppo abbinato. Quindi niente, questo è il risultato finale. Io sono soddisfatta per il trucchetto del cucchiaino, perché è fighissimo, cioè non potete dirmi che non è così. Sembra tipo un make-up pazzesco fatto da un truccatore professionista, cosa che ovviamente non sono. E mi piace un sacco. Del resto, trucchetti un po', diciamo, inutili, però ne basta la pena per il trucchetto dell'ombretto. Fatemi sapere che ne pensate del risultato finale. Io mi sono divertita abbastanza e davvero adoro la follia, il trucchetto dell'ombretto. Più lo guardo, più è bello. Mi raccomando, se vi trovate per la prima volta nel mio canale, non costa nulla iscrivervi, lasciare un commento, mi piace, quello che vi pare, vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!